Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi il video conclusivo della piccola serie su Arcage. Vi darò i miei pareri personali mostrandovi anche dei video registrati durante i miei gameplay, insomma, le mie partite. In questo caso stiamo andando a vedere io solo che mi cimentavo nella pesca. La conclusione è molto semplice, è un gran gioco, è probabilmente l'MMORPG più vasto, più sandbox che io abbia mai provato e vi dà una libertà incredibile. In questo caso sono solo in mezzo all'oceano, rischio l'assalto di pirati, ma tuttavia me ne sto pescando. È un gioco che richiede, sì è vero, una gilda, ma è anche un gioco dove io ho trovato veramente persone disponibili ad aiutare e io stesso ho aiutato altre persone ed è divertente. In questo caso stiamo guardando io in compagnia della gilda e stavamo farmando, diciamo, dei mob, perché il gioco chiede anche di, diciamo, uccidere tot mostri ogni settimana per ottenere dei premi. Tutto fatto in modo molto leggero, nel senso che se non lo volete fare potete fare mille altre cose nel gioco. Ovviamente più potenziate l'equipaggiamento più avete accesso a contenuti, ma poi andremo a vedere che non tutti i contenuti sono legati al livello della propria armatura. Volete coltivare, coltivate, volete pescare, pescate, craftare, craftate, insomma, questo è il gran bello del gioco, oltre che le ambientazioni che poi andremo a vedere nel corso di questo video. Ho censurato la chat perché in gioco c'è molta politica e anche per rispetto delle persone con cui giocavo e che scrivevano in chat. Politica perché ci sono pirati, ci sono due fazioni e i pirati appunto in mezzo a loro. Ho avuto modo di partecipare a diversi eventi con la gilda e altre gilde, insomma, la mia fazione. In questo caso invece stiamo facendo semplicemente una scampagnata su un'isola sfruttando un motoscafo che aveva fatto un mio compagno di gioco, insomma. E appunto, come vi dicevo nei video, potete farvi tantissime cose che poi vi resteranno. Il motoscafo costa molto, è vero, però vi facilita la vita rispetto al clipper che abbiamo visto prima. Qua siamo sbarcati sull'isola, un'isola di pirati, qui non c'era nessuno e abbiamo intrapreso alcune delle mille attività secondarie che si possono fare nel gioco, come questo distruggere casse per trovare oggettini utili per la casa. Divertente, però ecco, vi consuma dei labor point. Ovviamente non farò più video serie, ma farò video tutorial. Ho fatto una playlist dedicata perché vorrei portare dei gameplay e dei tutorial in italiano che attualmente non esistono. Qua invece una serata dedicata alla nave, insomma, a delle quest per mare. Quindi il nostro capo fazione, sicuramente persona comunque importante, ha evocato questa nave e da qui vedete il mio livello di armatura è importante, ma fino a un certo punto, perché sono bassissimo, però ho usato un cannone per cui mi avevano fornito appunto le munizioni e abbiamo girato per l'oceano uccidendo questi mostri per completare una quest utile comunque per la fazione. Quindi anche qui è stato molto 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 interessante fare questa attività. E che altro dire? Ci ha impegnato veramente non troppo tempo, insomma, a fare tutto questo, però è stato divertente perché poi la nave subisce dei danni, dovete ripararla, insomma, ci sono delle cose veramente, idee interessanti, ambientazioni, come ho detto, stupende. Qua ora, poi finito questo, sono tornato nella capitale, dove in pratica qua potete vedere una statua che viene costruita nell'arco di qualche giorno e vi dà un buff permanente per tutto il giorno, quindi ci fate un passaggio ogni giorno. Le meccaniche sono veramente tantissime da imparare, ma se il gioco vi piace le imparerete. In questo caso invece l'eroe della nazione ha evocato, non so come, insomma, sono meccaniche avanzate, diciamo dei giacimenti da scavare. Infatti eravamo qua, tanta gente, ho trovato tanta collaborazione veramente, ostilità zero. E qua invece poi stiamo trasportando con un carretto le merci che abbiamo appena scavato e siamo in un territorio assolutamente neutro, quindi non di una fazione non dall'altra, in realtà sì, perché se le giocano ogni settimana con gli assedi, però insomma qua con molta furtività e circospezione ci siamo recati a consegnare i materiali.
qua invece un evento, è partito un evento che è durato una settimana in cui ogni mezz'ora loggati davano dei voucher con cui potevamo riscattare delle palline. Le palline blu sono le più le medie, le rosse le quelle più base, le gold, quelle dorate, quelle che danno i premi migliori. Qua invece sempre in nave, in un'altra serata, però abbiamo affrontato un veliero pirata. A dire la verità l'abbiamo fatto in due volte, una sera è finita male perché la nave è stata fatta a pezzi e l'altra serata invece abbiamo abbattuto la nave, abbiamo recuperato il tesoro, insomma gli oggetti che ci sono stati comunque pagati parecchio, quindi abbiamo fatto una serata tutti insieme, gente che ci si conosceva, gente che non si conosceva, ci sono tanti italiani, poi ovviamente scrivono in inglese in chat, ma in inglese molto base, sono riuscito a capirlo anch'io, e niente, qua invece vi rimostro nuovamente la fine della mia battuta di pesca, dove sono tornato con il pesce legato alle spalle per consegnarlo. Veramente io ho fatto tanti video, potete goderveli se il gioco vi piace, vi ispira. Sto facendo dei tutorial su come fare le quest principali di inizio gioco che vi danno accesso a oggetti e abilità utili per il proseguo dell'avventura. È un gioco che mi ha preso veramente tanto, un gioco che può adattarsi a qualsiasi tipo di ritmo. C'è chi accumula soldi per fare l'equipaggiamento, chi come me magari fa tante attività secondarie per accumulare soldi e un domani fare l'equipaggiamento, insomma tantissime cose da fare, e la gilda dove sono mi sto trovando bene, poi in caso vi risponderò in privato se volete sapere qual è, e l'importante è appunto dare il tempo a ognuno di fare quello che gli piace, insomma non ho trovato, diciamo, pressioni, non ho trovato alcun tipo di appunto di fretta. Il gioco mi sta piacendo molto e lo reputo, avendone provati tanti altri, il più bello che io ho provato finora. Questa è la mia conclusione finale. Non si limita solo a uccidi mob, fai missioni, fai salire reputazioni citando un altro famoso MMORPG. Ovviamente l'anima è coreana, quindi insomma c'è farming, però insieme a tanto altro. Si chiude qui il video, la videoserie su Archeage. Continueranno i tutorial. Ciao ciao!